Buonasera a tutti. Eh, la sigla composta e donataci da Luca Quino ci introduce eh, a un nuovo appuntamento di Stregoneria Premio Strega tutto l'anno. Una conversazione eh, che è un incontro di eh, tre donne davvero meravigliose, donne di potenza, di potenza espressiva, di potenza narrativa, di potenza professionale. Eh, donne che eh, questa sera si raccontano eh, alla luce di un eh, libro eh, straordinario che appartiene davvero ai classici della letteratura, eh, che eh, compone le librerie di famiglia e declina la parola famiglia secondo un lessico che è diventato iconico per certi versi un libro che io ho incontrato più volte nel corso della mia vita, eh, è uno di quei capolavori che eh, abbiamo il piacere di riscoprire ad ogni lettura, soprattutto come in questo caso attraverso una lettura collettiva. Eh, io e Isabella abbiamo pensato al, eh, al festival di quest'anno, secondo una modalità imposta dalla contingenza che viviamo, eh, tutto avviene secondo una modalità digitale che ci allontana eh, dagli abbracci con i quali eravamo soliti concludere i nostri appuntamenti, ma che ci rende ancora più vicini alla comunità di lettori virtuali e di lettrici virtuali che si ritrovano eh, all'interno dei libri vincitori del premio Strega. Abbiamo mantenuto la cadenza mensile dei nostri incontri e abbiamo scelto di eh, attraversare un percorso tematico abitato da storie che, seppur nate in contesti storici distanti dai nostri, tanto ancora possono dirci dei passi da compiere. E il dibattito di questa sera, non a caso, è governato da, eh, da tre donne. Dalle storie differenti, ma siamo convinte capaci di affascinarci secondo eh, viaggi letterari che mano a mano riscopriamo insieme. E ne siamo particolarmente contenti. Come sapete, il nostro festival è nato grazie alla sinergia della Fondazione Bellonci, alla quale va il nostro grazie rinnovato, eh, impegnata in queste settimane per la nuova edizione del premio Strega. E lunga vita al premio Strega sempre che ci consente ancora oggi di innamorarci di queste storie letterarie e di Strega Alberti, la storica fabbrica del liquore Strega che ha ancora la sua sede a Benevento, sede che abbiamo ehm, occupato nella precedente edizione, quando all'interno dello spazio museale l'erboristeria ehm, accoglievamo i nostri ospiti e i nostri libri ospiti in appuntamenti Molto affollati, quelle folle ci mancano e sappiamo che torneranno. Nel frattempo torna a trovarci l'ingegner Davino, padrone di casa, eh, indiscutibile, ma anche nostro compagno d'avventura che ha avuto, eh, come dire, eh, l'ardita intuizione di sostenere eh, questo festival, che ormai è davvero un appuntamento atteso per chi ci segue e per chi impara a conoscerci nel tempo. Sì, grazie Melania, grazie Isabella. Eh, sì, padrone di casa un po' virtuale in questa, in questa situazione perché effettivamente siamo un po', un po' distribuiti un po' dappertutto, però siamo insieme, diciamo, idealmente. Eh, mi fa molto piacere che, che stiamo continuando questa, questa nostra avventura un po' a dispetto di, di quello che sta succedendo. E in questo, l'altro giorno sono stato in fondazione perché appunto, come dicevi, è in atto il processo di selezione per, per i libri concorrenti al premio dell'edizione 2021, che come sapete è la 75 edizione del premio, e questo 75 ricorre perché anche il 75 della Repubblica Italiana, insomma, sono passati i tre quarti di secolo. E però, mi pare che noi siamo più vispi che mai. E... E si diceva per l'appunto come, come ci sia un parallelo tra quello che succedeva negli anni in cui fu fondato il Premio Strega nel 1946, nel dopoguerra, quando c'era si usciva da un periodo buio e sicuramente negativo, si guardava al futuro con una speranza che noi vogliamo pensare che sia la stessa di adesso e che fra poco usciremo e ci lasceremo alle spalle questo periodo. Così brutto da molti punti di vista. E quindi anche noi, nel nostro, nel nostro piccolo rinascimento, vogliamo dare questo contributo di continuità della, di questa società letteraria che in qualche modo rappresentiamo e sosteniamo. E, e quindi con, con il premio e con questa iniziativa di, del premio Sterica Tutto l'anno del Segorie, pensiamo di, di dare il nostro piccolo contributo a quella che oggi si chiama resilienza del. del, del della situazione. Quindi un grazie a voi grandissimo e grazie ai vostri ospiti, alle vostre ospiti eh, che che ben rappresentano questo mondo diciamo nel passato e nel presente, quindi sono molto molto contento e ancora un grazie di cuore. Grazie ingegnere, grazie. grazie del vostro lavoro, perché come tutte le aziende italiane continuate a lavorare eh, in questa situazione, mantenendo diciamo, il lavoro, la produzione e anche un messaggio culturale così forte come quello di stregonerie. Quindi ci vediamo al Premio Strega. Sicuramente, a presto. Grazie ingegnere. Grazie ingegnere. <ride> grazie, grazie, grazie a Strega Alberti. E alla Fondazione Bellonci che ci sostengono e ci accompagnano in questo premio Strega tutto l'anno. È vero, a dispetto della situazione che stiamo tutti vivendo, abbiamo continuato a leggere un libro al mese che appartiene alla grande storia del premio. Quindi, eh, siamo al sesto appuntamento e possiamo dire che davvero ci siamo in un certo senso consolati, distratti. Con queste grandi letture, con questi capolavori. Eh, il libro di marzo, e quindi il libro a cui è dedicato l'incontro di oggi, è Lessico familiare di Natalia Gisburg, che vince lo Strega nel 1963. Noi diciamo sempre che. In questa ricostruzione della storia del premio e quindi anche della storia della letteratura italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, eh, attingiamo alle nostre librerie di famiglia. E non in senso figurato, io sono la prima a saccheggiare la libreria dei miei genitori. E in un certo senso, l'essico compie una specie di cortocircuito perché è stato detto molte volte, eh, meglio di tutti sicuramente l'ha detto eh, Cesare Garboli. Eh, l'essico è un libro che in un certo senso coinvolge il lettore eh, e lo impegna a collaborare in un certo senso a, al libro, a completare il testo con il lessico della propria famiglia, con il linguaggio della propria famiglia e nello stesso tempo... Eh, Fa in modo che ognuno di noi che ha letto il libro senta di aver vissuto quelle, eh, quelle storie, di aver abitato quelle case, di aver conosciuto realmente la famiglia Levi. Io stessa, ad esempio, utilizzo la parola. Sbrodeghezzi, perché mia madre, come Giuseppe Levi, mi diceva di non fare sbrodeghezzi, e l'ho passata anche a mia figlia per dire, no, in questa sorta di illusione di aver incontrato davvero uh, queste persone raccontate da Natalia Gisburg, e forse per questo motivo anche la stessa espressione lessico-familiare è, è stata subito. Assimilata nella sua natura e subito poi eh, utilizzata all'interno del linguaggio comune. Quindi, un capolavoro eh, della letteratura italiana, un romanzo straordinario: eh, una storia autobiografica meravigliosa con una prosa che è quella di Natalia Gisburg, che noi oggi con grande piacere e grande emozione rileggiamo e quindi siamo contente di rileggerlo e soprattutto di farlo insieme alle nostre tre ospiti. Quindi oggi pomeriggio eh, abbiamo con noi Lisa Ginsburg, scrittrice, eh, Francesca Mannocchi, eh, giornalista, inviata di guerra, scrittrice e a moderare la conversazione Simona Brandolini, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Che saluto e invito qui a Eccomi. parlare ciao Simona a ciao, te. ciao a tutti, grazie grazie a te e a te lasciamo la parola sì, io devo dire l'aspettativa è altissima perché Melania insomma, ha fatto un discorso davvero splendido e, insomma in 30 anni di, di carriera perché sono quasi 30, sono quasi 30 anni che, che lavoro devo dire è la prima volta che mi trovo con altre due donne relatrici è una statistica bellissima, per carità, perché oggi, appunto, de abbiamo delle ospiti che sono veramente formidabili. Ma è tragica se ci pensiamo. Ehm, stavo, eh, io voglio, non so se, se già possiamo chiamare Lisa Ginsburg. Vai, ti, ti lasciamo completamente. E, e la chiamiamo. Eh. Eccola qui. Buonasera, Lisa. Ben buonasera a voi. Grazie. Allora io stavo, um, ho rivisto qualche intervista anche di stregonerie, una bellissima, L'ha fatta Eva Giovannini a Dacia Marelli qualche tempo fa e, e lei si chiedeva, eh, raccontava che da piccola si chiedeva sempre, eh, io sento sempre parlare di padri della letteratura e, e mi chiedevo ma dove sono queste madri? Eh, Natalia Gainsbourg è un gigante della letteratura del Novecento. Nata nel XVI, ha eh, attraversato eh, il secolo, lo ha attraversato anche attraverso una storia tragica familiare: persecuzioni razziali, fascismo, il confino e la morte del marito eh, per mano dei fascisti. Dopodiché, nell'Italia liberata, lei in qualche modo trova una, la sua voce. Il, il, attraverso la, la scrittura e eh, attraverso i romanzi, attraverso anche la saggistica, perché ha scritto anche molti saggi, eh, percorre tutte le trasformazioni, tutte che ci sono, ci sono state, insomma, nel paese, dal dopoguerra, il boom economico, eh, il 68, eh, con una voce sempre molto, molto ehm, originale. L'essico familiare vince lo strega nel 63. Prima di lei, se non erro, nel 57, lo ha vinto un'altra donna, Anna Maria Elsa Morante. Dopo di lei lo vincerà invece Anna Maria Ortese. E molto spesso queste tre donne sono accomunate, hanno, sono coeve, non c'è dubbio. E, però hanno, hanno destini, diciamo, comuni, simili perché attraversano un, un periodo simile, anche se con voci diverse. Filippo Laporta nei suoi eh, disorganici Maestri involontari del Novecento eh, scrive nelle pagine di Morante, Ortese e Ginsburg: si esprime un pensiero composito, forte, impastato in modo viscerale della loro biografia, che si nutre di tradizioni diverse. Nell'arco di un paio di decenni, queste scrittrici riflettono sul senso della nostra stessa civiltà e lo fanno con un'attenzione personale e con una radicalità di sguardo che si faticherebbe, scusatemi, a trovare negli scritti coevi di filosofi, ideologi e leader politici. Io trovo che la radicalità sia la chiave della scrittura femminile, se esiste una scrittura femminile. Io te lo chiedo Lisa, eh, perché a tua volta tu sei insomma una... Veramente eccezionale scrittrice. Esiste una scrittura femminile e, soprattutto, eh, il lessico familiare ci, ehm, ci regala eh, due temi eh, che sono molto legati tra di loro: eh, la memoria e le parole. Eh, le parole eh, evocano, sono evocative nella, nel libro della, della Gisburg eh, ed evocano sempre un ricordo, sono come un, un odore, come un piatto di, di pasta fatto bene ed evocano appunto il ricordo di Lio Bambina, perché Lio Bambina, oltre alla grande ironia, allo stile asciutto. Eh, tu cosa, cosa ne pensi? Cioè perché noi oggi, ancora oggi, leggiamo lessico familiare e perché è così importante? Ma penso che la cosa più straordinaria di lessico familiare sia la sua forma letteraria, nel senso che non è un romanzo, non è un'autobiografia, ma è invece entrambe le cose in un ibrido che lo rende un, veramente un oggetto letterario unico. E poi c'è la cosa che si diceva molto bene poco fa, è un elemento cioè universale, per cui è una storia di famiglia in cui si sono riconosciute migliaia di persone, ognuna potendola riconoscere a sé, e questo è quando la letteratura è universale. Io penso che Natalia avesse una voce veramente inconfondibile, che era la sua, non mi suona tanto questo trittico. Uh -huh. Morante Ginsburg Ortese, così le vedo, non so, nei miei occhi di lettrice ammiratissima, sono veramente creature di scrittrici molto diverse. Però, invece il discorso di una voce è, è connotatissimo, cioè la voce di Natalia, la voce narrante, come dicevi, è una voce bambina. Ed è proprio sembra la bambina sotto il tavolo che ascolta le conversazioni a tavola. C'è qualcosa di un riprodurre quelle sonorità per come sono state nell'infanzia. E questo è l'elemento anche bellissimo del libro e anche, secondo me, quello che lo rende così universale. E non per, non per fare psicoanalisi, però sappiamo che Natalia era l'ultima di cinque fratelli e c'è proprio questo elemento della bambina la più piccola che si acquatta, sta a guardare, sta a sentire. E c'è questa anche innocenza della voce, perché la sua voce è sempre schietta, è sempre è inconfondibile. E ieri sera, per prepararmi all'incontro di oggi, ho riletto, devo dire, dopo alcuni anni, un testo che ogni volta mi commuove moltissimo, ma anche veramente mi motiva nel, nella scelta del mio lavoro, che è uguale al suo, con tutte le differenze. E da, da nipote mi commuove, devo dire, c'è qualcosa di familiare del mio essere sua nipote perché risento la voce di mia nonna. Ma invece c'è qualcosa di assolutamente professionale, cioè lo trovo un testo decisivo per chi decida di fare lo scrittore. Ed è il testo Il mio mestiere che uscì nelle Piccole Virtù, quindi due anni prima di lessico familiare. Ma è un testo che Natalia aveva scritto molto prima, nel 49, era uscito sulla rivista Il Ponte. Ed è un testo magnifico perché lei racconta esattamente la, la genesi e la storia di questa voce e come per tanti anni da ragazza lei scrivesse, perché è vero l'Italia liberata arriva alla sua voce, però è vero che la sua voce è già da bambina, lei comincia a scrivere prestissimo e per molti anni scrive dei racconti, delle poesie, ma poi si stufa. E a un certo punto è una pagina veramente bella e qui non, non c'entra nulla il, il, il grado di, di parentela, ma è proprio un viatico per chi voglia scrivere, perché Natalia racconta che era stufa, stanca di scrivere questi racconti che sentiva insipidi e un giorno si trova per la strada e vede passare un carretto e su questo carretto c'è uno specchio e lei vede gli alberi riflettersi in questo specchio. È bellissimo perché lei dice: In quel momento mi sono sentita felice perché ho capito che, che incominciava la mia vita di, di romanziera. Tra l'altro c'è una bellissima frase di Stendhal proprio sul romanzo come specchio, come oggetto che riflette sia il cielo sia la terra, i, le pozzanghere, ma non credo che lei la conoscesse. Ma invece la scoperta di questo specchio è la scoperta del romanzo. E ecco un'ultima cosa, però. La cosa straordinaria, come dicevo, è questo ibrido di romanzo e memoria. E lei già nell'avvertenza di lessico familiare dice, è la mia vita, ma voglio che lo leggiate come un romanzo. E c'è in lei una continua necessità, è un tema su cui io rifletto molto quando penso a lei, o cioè molto spesso, di questo continuo altalenarsi tra la memoria e l'immaginazione. Che per Natalia è un tema, magari poi ne riparliamo, comunque molto importante. Quindi ecco, penso che il lessico familiare continuerà, me lo auguro e credo, a parlare sempre, perché ha qualcosa di unico che c'è proprio nel timbro della voce di Natalia quando lo ha scritto. Possiamo chiamare anche Francesca, io non so Lisa se. Aspetta, eccoti, ecco, okay. io non so Lisa se, se la, il pezzo, perché anche io lo sono andata a riprendere, il mio mestiere è quello di scrivere, e io lo so bene da molto tempo, spero di non essere fraintesa, scriveva Natalia Ginsburg. sul valore di quello che posso scrivere non so nulla, so che scrivere è il mio mestiere, quando mi metto a scrivere mi sento straordinariamente a mio agio, e mi muovo in un elemento che mi par di conoscere straordinariamente bene. Adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento ben fermi nelle mie mani. Francesca è, è l'universalità, no? Cioè, il, un, un gigante, come, come, come Gisburg, resta in eterno ed è sempre attualissimo. Eh, faccio un esempio banalissimo. Uh, lei scrive nel in lessico familiare: il fascismo non aveva l'aria di finire presto, anzi, non aveva l'aria di finire mai. Se noi oggi scrivessimo la pandemia non aveva l'aria di finire presto, anzi, non aveva l'aria di finire mai, suonerebbe allo stesso modo. È attualissima questa, questa, questa frase. Tu che ne pensi? Rileggendolo perché immagino perché tutte noi io credo io l'ho letto verso i 15 anni quindi riprenderlo è stata una scoperta. Eh, Lo è stata innanzitutto buonasera e grazie eh, di questo pomeriggio. Eh, io ho fatto questo nei, nei giorni scorsi riprendendo Lassico familiare, l'ho letto ad alta voce eh. e, e l'ho letto ad alta voce perché cercavo cercavo lo stupore della prima volta che, che lo lessi alle scuole medie nell'antologia di lettere delle scuole medie un passaggio e, e, e mi sono fatta tante domande mi sono fatta tante domande su, su, sulle, parole che fanno, sulle parole che fanno il mondo e su quanta oralità eh, c'è in questo libro perché questo è, per me è un libro di oralità è un libro in cui le parole si toccano, eh, ed è un libro in cui le parole si risparmiano. Eh, rileggendolo adesso a 40 anni adulta, eh, che è all'età in cui credo eh, gli esseri umani, in particolare gli scrittori, cominciano a guardare indietro alla storia delle proprie famiglie, eh, il dato. Ehm, Credo fondamentale della postura che Natalia Ginsburg prende in questo libro è la sua stessa assenza. Eh, cioè la sua scrittura è una scrittura, eh, come dire, così asciutta e denunciativa. Lei ci dice cosa vede, ma non ci dice cosa prova mentre vede quello che vede. Non commenta, eh, descrive. Eh, la capacità peculiare della, della descrizione di questi libri, de, de, di, queste, di queste pagine, delle, delle parole eh, per descrivere le, le barbe degli uomini, il tempo delle donne, ehm, i, parti, i, i libri compromessi eh, de, dell'antifascismo, dell dei suoi fratelli. Eh, la vita che torna noiosa, i modi di dire. Ecco, ehm, io mh, ho riletto questo libro come se questo libro mi, mi avesse messo di fronte a due grandi temi, cioè eh, cos'è per uno scrittore, eh, per una scrittrice, la famiglia che limita e contiene e cos'è per il lettore entrare nella ritualità. Che le parole orali costruiscono. E dico e ci tengo a specificare le parole orali perché io credo che questo sia eh, il grande lascito di questo testo, e cioè ricordarci come gran parte della tradizione di questo paese si sia tramandata per via orale, si sia tramandata per modi di dire, si sia tramandata per un codice linguistico eh, che ogni famiglia ha e che al contempo include i suoi membri ed esclude tutti gli altri. Ecco quello che dice la Ginsburg quando dice potremmo, possiamo vivere in cinque continenti diversi con i miei fratelli, rincontrarci e riconoscerci in quel codice. Eh, quel codice che è solo apparentemente semplice, cioè la lingua di Ginsburg è una lingua... Eh, levigata come un marmo non è una lingua, ehm, come dire, paratattica perché semplice, è una lingua paratattica perché è paratattico il ritmo e l'incedere dell'oralità nella ritualità familiare. E lei restituisce esattamente questo movimento, questo adagio, che è l'adagio de, de, della quotidianità, del tutti i giorni, del sempre uguale. E quello che mi. Che, che mi ha colpito riascoltando anche alcune delle interviste che lei ha rilasciato, a, a, quella a Marino Sinibaldi, per dire, a proposito di lessico familiare e della sua eh, adesione alla, alla, alla parola scritta e del suo patto con la parola scritta, che è sempre un patto che fa uno scrittore con le parole, ehm, è che lei disse, non voglio parlare di me. Voglio par... Questo è un libro, non è un libro su di me, è un libro sulla mia famiglia. Io di queste. Eh, io sono un testimone. Ecco, io credo che il valore proprio di questa scrittura sia che lei sia stata testimone, non tanto e non già delle altrui esistenze, quanto dei rapporti tra le altrui esistenze, che è il, il dato eh, incredibilmente potente della sua scrittura. No, è verissimo, perché insomma, veramente va per sottrazione, assolutamente ragione. Lisa, io eh, non posso non farti una, una domanda, perché secondo me anche Francesca ha una curiosità, ma, ma cosa ti ha lasciato, che parole ti ha lasciato tua nonna? Ma eh, anzitutto volevo dire che quello che stava dicendo Francesca su un'assenza mi trova molto d'accordo, cioè c'è proprio questo punto di vista che si mette fuori. E questo perché Natalia e questo forse è quello che mi ha lasciato. Eh. Eh, è come se avesse risolto i suoi rapporti con la sua famiglia d'origine molto presto, ha fatto dei conti presto. In qualche modo rendendo un po' romanzeschi i suoi parenti lei se ne è staccata, si è emancipata, si è emancipata interiormente ed è quello che io penso tanto, e cioè che uno scrittore, se è scrittore, deve sentirsi orfano, anche se non lo è anagraficamente. Ma questo Natalia l'ha messo in atto e adesso, vabbè, è un ricordo personale, del resto sono sua nipote, sono vissuta quasi moltissimo con lei, quindi... No come dire, posso raccontarlo, mi ricordo che quando adolescente avevo dei grandi scontri con mio padre, lei mi diceva ma lascia andare, con un'aria come dire, i genitori sono son già finiti, e lei era così, cioè lessico familiare è questo, lei si era già messa fuori dalla famiglia, e questo me lo ha lasciato, il senso che nonostante Natalia avesse anche nella nostra vita familiare un ruolo di capofamiglia e avesse un senso della famiglia fortissimo, direi molto più forte di quello che ho io e anzi ci trovavamo anche a discutere su questo poco prima della sua morte quando io ero già adulta um, però mi ha, ecco, mi ha lasciato questa idea che invece nonostante la sacralità del nucleo familiare si deve essere individui singoli assolutamente individui e questo ecco, è qualcosa che lei secondo me aveva risolto bene e che si sente anche nell'autonomia di questa voce così Squillante, così, ecco, e c'era poi anche, mi fa piacere dirlo, una vera umiltà nella sua natura. Eh, lei, per esempio, anche nell'avvertenza di lessico familiare lo dice, nel mio mestiere lo dice, lo dice continuamente. E nutriva una sorta di senso di inferiorità nei confronti degli intellettuali, di tutte le persone che lavoravano con la testa. Lei diceva non si scrive con la testa, ed era un senso di inferiorità vero che era anche comico per noi ma lei si sentiva realmente del tutto ignorante e ogni volta doveva riportare le cose all'umano, che era il suo codice, era il suo linguaggio, anche quando ormai già anziana ebbe quel importantissimo incarico politico alla Camera, lei tornava a casa e ci raccontava le, le facce che aveva visto, cioè andava a Montecitorio per poi... Tornare e stare lì a elucubrare su volti che aveva visto, che le erano piaciuti, o storie di vita che aveva carpito. Ecco, anche il lessico familiare in realtà ha già quello sguardo, perché questi familiari lo sono ma anche non lo sono già più. Senti, Lisa, a proposito, insomma, continuando, tu dicevi prima mi ha lasciato l'assenza, la, no? Che è un, un, un tema che è il tema di, di, di Carapace. È uno dei grandi temi del, del tuo libro, uh, Carapace che è un gioco di parole. Insomma, questo lo, lo possiamo dire perché è uno stato dell'anima, ma è anche la corazza che, che Maddalena, una delle, delle protagoniste, si, si porta dietro uh, per, per difendersi in qualche modo, per poi toglierselo. E lo vedremo. È una storia di due sorelle, uh, non è autobiografica. Eh, però è una storia di, di due sorelle di Maddalena e Nina eh, due sorelle molto diverse che abitano anche loro in, in posti come cinque fratelli sì, è vero. Per, vedi tornano sono, sono temi che tu evidentemente hai introiettato cioè forse tornano torna, sì, torna un'idea come dire della famiglia come qualcosa che ha molto più valore nel senso della frontalità intensità dei rapporti umani e molto meno nelle strutture. Eh, Carapace è una storia di un dissesto infantile, una situazione di un assetto familiare stravolto. Cioè, anche diremmo assurdo. una famiglia disfunzionale oggi. Ecco, insomma. Eh. Però per esempio Natalia, eh, lo ricordo anche personalmente, negli anni 70-80 seguiva accuratissima l'aumentare dei divorzi, eh, compreso quelli dei, dei matrimoni dei suoi figli, ma insomma si addolorava profondamente per quest'idea della famiglia che, che trovava progressivamente un po' uno sfascio nelle sue strutture e, e Carapace sicuramente racconta una situazione scombinata, quello che poi, ma sono associazioni, però sì, forse c'è questo piccolo punto di convergenza in un'idea per cui i legami familiari trovano a volte la loro forza in qualcosa che nulla a che fare con gli schemi o con la realtà quotidiana dell'abitudine. Ti posso, ti posso chiedere uh, perché un libro su due sorelle? Come... Bah, autobiograficamente ho una sorella maggiore, ma comunque mm. da sempre penso che il rapporto tra sorelle, almeno ai miei occhi, è uno dei più forti e misteriosi, Ordinari. complessi, pieni di specchi, dove non si riflettono alberi ma l'altra. E è uno schema di rapporto molto fecondo, molto intenso, anche a volte doloroso, a volte ingombrante, cambia molto di valenze, però è anche un luogo di intimità profondissima. ecco. Infatti a un certo punto, insomma, lei lo dice, Io, eh, esiste una Maddi senza Nina, che è la, è la sorella che anche a distanza, anche se una abita a Parigi, un'altra a New York, e, insomma però sono profondamente sempre molto molto legate, anche se però Maddalena dovrà fare un viaggio insomma, fino a Roma per, per liberarsi del, del carapace. Uh, eh, insomma ci riuscirà però questa, no, non spoileriamo perché eh, questo ovviamente va letto uh, Francesca io ti richiamo perché Eccoti. eccomi sì, ci, ci sei sì, perché so. invece il tuo Bianco e il colore uh, del danno eh, è un libro uh, posso dire che è un libro molto politico come anche no. i libri della, della Gisborg, esatto. E, è un libro invece autobiografico questo, eh, su, su di te e sul tuo corpo danneggiato da, da una malattia cronica che è la sclerosi. E, tu lo affronti ovviamente con, con grande... Devo dire con, con uno stile letterario perché non è giornalistico, eh, anche se tu sei una giornalista di rango, però è, è invece eh, uno stile molto, molto chiaro, molto... Eh, insomma non, non ti porta mai eh, ad avere tu pietà nei tuoi confronti, ma neanche il lettore, mai. E, mh, ed è un libro che collettivizza e secondo me questo è un che collettivizza appunto la malattia, collettivizza in qualche modo il danno e, ed è secondo me la forza delle, delle, delle donne, un libro sul corpo delle donne anche. E, insomma, rompi parecchi tabù. Eh, poi chi vorrà eh, lo leggerà, anzi dovrà farlo come, come Carapace, come leggere Carapace. Eh, io ti chiedo soltanto e semplicemente come hai fatto? Um, ho aperto il baule dei ricordi eh, e ho capito um, che per risolvere alcuni nodi... E per far sì che questa storia non fosse più la mia storia, ehm, avrei dovuto scriverla e rendere le creature che amo eh, che, o che, come dire, pur amando, hanno eh, in qualche modo determinato degli intoppi nella mia vita, perché poi le famiglie. Eh, Nient'altro che questo sono la, la massima esplosione luminosa dell'amore, la massima ferocia. E eh, che per liberarmi eh, di, questo, di questo baule impolverato avrei dovuto aprirlo, rendere queste persone eh, temute e amate dei personaggi, rendere questa storia non più la mia storia e eh, fare sì che la memoria ehm, diventasse scrittura. Io credo che eh, la scrittura abbia questo, non voglio dire la scrittura femminile, forse sì, forse ecco, non so, me lo chiedo, ecco, lasciamolo qua con un interrogativo sospeso, eh, che la scrittura possa per ehm, ehm, nel rapporto con le, con le proprie famiglie diventare una forma di... Eh, non so se di perdono, ma sicuramente di indulgenza, eh, di lasciare andare via, di saper lasciare andare via qualcosa. E quindi forse questo libro, Il Bianco, ehm, serviva a me per questo e, e serviva eh, semplicemente a lasciare indietro delle cose, a renderle eh, distanti, ecco, a, rendermi, a tentare di rendermi testimone di una storia che non è più la mia. Uh, prima di chiamare uh, i due studenti, noi abbiamo due studenti che, che, che faranno delle, delle domande. Uh, voglio tornare un attimo a Lisa, perché non mi ha risposto, Francesca, in qualche modo mi ha risposto Invece, Sulla scrittura eh, femminile. Sulla scrittura femminile, Lisa, perché insomma, io, io, io ci tengo, lo sai perché? Perché leggendo i vostri, i vostri libri eh, è, è, sono stati veramente un regalo e rileggendo eh, l'essico familiare io mi rendo conto di quanto la, delle, di una forza come dire quasi ancestrale okay, delle donne di, di mettersi eh, a nudo cioè di scoprire di scorticarsi questa, questa capacità che poi è, è, è come dire una forza ma anche un, una grande debolezza alla ma fine a me devo dire che il termine scrittura femminile mi mette un po' a disagio. Io non so se, mh, credo che esista, però so che quando una donna riesce a trasporre la sua femminilità o comunque la sua visione del femminile in modo misterioso ma intensissimo nella sua scrittura, questa scrittura è spesso straordinaria. Però direi che la stessa cosa può avvenire con un uomo che racconti la natura maschile, cioè. Io non ho una visione così sessista della di genere, della letteratura, mm. non tanto. Francesca No, vole, volevo dire che adesso da, da, da lettrice di Carapace io credo che non sia tanto eh, il genere de, della penna che scrive, quanto la luminosità dei personaggi e questo eh, dipende solo in parte dalla penna, credo, dipende dalla complessità che noi sappiamo mettere nei personaggi. Il personaggio di Gloria, che per me è il personaggio amato perché è un personaggio vitale, è un personaggio, è, è un personaggio vitale perché sbaglia ecco io credo che la scrittura eh, perché sbaglia e, e vabbè non, no, non diciamo volevo dire sbaglia e, e poi il resto della relazione con, con, con le figlie ma viene ma insomma, perdonata però viene compresa viene osservata e compresa ecco io non so se questo dipende dal genere di chi scrive so che però dipende da come sappiamo ehm da, da quanti strati sappiamo dare ai personaggi che creiamo o alle persone vere e reali della nostra vita che tentiamo di raccontare, se le vediamo eh, come dire, polarizzate nel loro essere carnefici o vittime o se, gli diamo, eh, o se diamo loro come dire, la possibilità di sbagliare, redimersi o essere certo. luminose nei propri errori? Sì, anche voglio dire il libro di Francesca che ho letto da poco e ho amato moltissimo racconta un aspetto anche lì del femminile pochissimo raccontato che sono le ambivalenze della maternità, allora per esempio mi ha toccato molto da lettrice, ehm, è letteratura femminile, non so, è anche lì, eh, saper sviscerare contraddizioni, con profondità in modo da dentro però esiste anche un corrispettivo maschile. Io sono, sono contro l'idea della letteratura femminile. Con gioia assistiamo sempre più allo scrivere di noi scrittrici e questa è una cosa bellissima, ma questo è un altro discorso. Però se, se la letteratura abbia un sesso io non, non lo so. Io vi ringrazio. Possiamo, allora, Mi sembra che dovrebbero essere collegati con noi Massimo Darienzo e non so se Maria Pia. È riuscita? Massaro, Massaro. Massaro, eccoti che sono due giovanissimi, sono due studenti, sì, vero? Sì. Ok, sì, allora perfetto. Allora, Massimo, eh, penso che tu abbia una domanda, sì. La mia era domanda era rivolta ad entrambe le scrittrici ad entrambe le scrittrici. Uh, durante la lettura del libro, quando Massimo, posso la... aspetta, aspetta. Quanti anni hai? Ti posso chiedere? Eh, ho 15 anni. 15 anni, benissimo. Vai. Quando abbiamo iniziato a leggere il libro abbiamo trovato, abbiamo trovato parole come negri, negricurie, che sono parole che venivano usate per delle azioni diciamo, poco consone e inadeguate, però non venivano usate a scopo discriminatorio o a scopo razzista. E quindi la mia domanda è, in un'epoca attuale, in la sensibilizzazione di argomenti come il razzismo e argomenti come la discriminazione, se si potrebbe pubblicare un libro con parole simili, anche se non a scopo discriminatorio e o razzista, come nel caso del libro di sua nonna? Un temone, cioè la cancer mm, culture, sì. Quindi siamo veramente a un grande tema. Lisa, ma diciamo eh, Natalia Morì nel 1991, non ha fatto in tempo ad assistere al terribile spettacolo del crescente razzismo e tanto altro. Sicuramente si sarebbe posta il problema se lo avesse scritto e pubblicato molto più in là, eh, magari avrebbe messo una nota che spiegava. D'altra parte l'elemento orale di cui diceva Francesca All'inizio è vero che è molto forte e c'è un discorso di memoria storica per cui delle terminologie in certe epoche hanno connotazioni di un tipo o di un altro da parte di, del mio bisnonno. Sicuramente, tra l'altro lui era un biologo e si, si occupava di cose genetiche ed era come dire, potenzialmente un, il più avverso al razzismo e come ebreo è stato anche... Vittima delle leggi, quindi figuriamoci, però ecco, magari con una nota esplicativa il problema si poneva, ma forse si sarebbe raccontato l'uso al, al tempo di quei termini. Sì, va Francesca. bene, grazie. Francesca. Ah, io mi, mi sento solo di dire che credo che questo libro sia un libro del vero e che Natalia Gisburg sia, una sia stata la scrittrice del vero e, e che questo sia tanto più confermato dalla sua, ehm, dal suo desiderio di essere come dire, considerata una testimone e non una protagonista e quindi ehm, essendo una scrittrice del vero non poteva che riportare su carta eh, il vero fattuale poi non il vero assoluto che poi questo secondo me è il bello eh, della memoria così come è ehm, usata come strumento di scrittura in questo libro eh, che non è la memoria di tutti è la memoria di chi scrive può non combaciare con la memoria dei protagonisti raccontati che è, 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 la, è la meraviglia e è, è il difetto delle famiglie no? Maria Pia, Massaro, Massaro. 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 Allora, quanti anni hai? Anche tu 15? 16. 16. 16. Benissimo, vai. Sua nonna ha vinto il premio Strega nel 1963. Era importante per sua nonna il premio letterario. E che ruolo, che ruolo ha a vincere un premio letterario per lei? <ride> Basta. <Bye. ride> Eh, io sono nata dopo, penso che fu felicissima, non che lo ricordasse spesso, ma è stato un riconoscimento bellissimo di cui lei era molto, molto orgogliosa. Anni prima lo aveva vinto Menzogna e Sortileggio, un romanzo che fu Natalia a leggere, a promuovere, di cui parlava anche a distanza di anni. L'ho sentita varie volte parlare di Menzogna e Sortileggio con un'ammirazione, con gli occhi che sfavillavano. Per sé era... era come dire, giustamente vanitosa di certi riconoscimenti, cioè vanitosa, fiera. Dopodiché anche lì era una persona anche molto reale, molto, anche con questa umiltà di fondo. Il lavoro era lavoro, i riconoscimenti erano, erano riconoscimenti, eh, con rigore sapeva quando erano dovuti e nello stesso tempo il lavoro si inseriva in un vivere che era anche molto composto di, di attenzione agli altri. Quindi non ho un'immagine troppo narcisista di Natalia, però andava giustamente orgogliosa della vittoria di un premio che è naturalmente per noi scrittori la cosa più bella che possa accadere da un punto di vista professionale e questo premio strega naturalmente più di tutti gli altri in Italia. Però no, volevo raccontare un'ultima cosa che ricordo Natalia che mi raccontava di quando aveva scritto il lessico familiare, lo aveva scritto, diceva, su dei fogli piccoli. E diceva che era stata una febbre proprio, che questi fogli li passava uno dopo l'altro perché scriveva, scriveva. Quindi penso ecco che quando vinse il premio sentiva di meritarlo perché era tanto orgogliosa del lavoro che aveva fatto, che l'era proprio sgorgato così naturalmente. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Grazie, vi è piaciuto? L'avete letto, no? sì Sì, sì, certo. Perfetto, vabbè, <ride> grazie, grazie mille. Grazie, a lei. grazie Melania, Isa, ci siete? Eccoci, eccoci. Eccoci, eh, dire, ci siamo. Io sono, io sono abbastanza tedesca, devo dirti, orari precisi. Sì, sì. sì No, perché allora, io li ascolterei fino a domani mattina, davvero, perché, perché, perché insomma ne vale la pena. Eh, ne avremo occasione, spero. Io vi ringrazio sì. davvero. Quello, grazie, grazie Simona che hai condotto, diciamo con passione e con sguardo critico, questa, questa nostra conversazione. Grazie di aver accettato questo invito. Devo dire che prima ecco, mh, ho immaginato che, a proposito di realtà fattuale cui faceva a riferimento Francesca, a guardarci così siamo davvero dentro la realtà fattuale, e anche i ragazzi che hanno letto il libro con noi nelle nostre stanze, cioè le nostre stanze sono diventate qualcosa di non più attraversato, ma di estremamente denso, pieno di noi. Quindi probabilmente quando racconteremo in un futuro non so quanto lontano questo di oggi come un ricordo e non come la quotidianità, chissà cosa diremo di noi stessi chiusi dentro mura che ci, che ci appartengono e che racconteranno anche quanti sentimenti ha, ha ispirato noi eh, questa pandemia. Io devo dire, ringrazio tanto Lisa che ho incontrato in queste circostanze la ringrazio di aver anche così generosamente raccontato e riletto il libro di Natalia ehm, eh, di averci ricordato i temi intorno al quale si annoda la storia di aver condiviso dei pezzi della propria esperienza ehm, di averlo fatto in un momento in cui è appena uscita quel suo libro a, al quale auguriamo tanto successo ehm, accolto, leggo da critiche eh, molto felici eh, e questo come diceva lei per uno scrittore per una scrittrice è il massimo dei riconoscimenti perché se è vero che i, i personaggi vivono di emozione a prestito se i personaggi dei libri emozionano i lettori hanno completato il loro ciclo di vita e ringrazio Francesca che invece non ho conosciuto in questa circostanza perché è una mia amica e, e devo dire che ho uh, Insomma, mi ha ecco, proprio emozionato passare con lei dalla sua dimensione giornalistica sulla quale abbiamo sempre chiacchierato sì. ci siamo sempre interrogati, ed è vero che Francesca è un punto di riferimento nel mondo per la sua narrazione della guerra oh, e anche per la guerra dal punto di vista delle donne e dei bambini, soprattutto. Eh, ha a questo passaggio così letterario, insomma, una narrativa così piena di letteratura, come questo libro, che, che utilizza ecco, in maniera coscia il suo corpo per fare appunto un, un manifesto politico e anche per scavare così profondamente nelle pieghe che poi appartengono a ciascuno di noi. Grazie a Simona, eh, perché ecco, devo dire cosa restituisce a me stregonerie che, che l'ho pensato con Isa. Eh, mi sento quotidianamente travolta dalle cose, quindi anche dalle notizie, mi sento sempre in corsa, davvero sempre in corsa. E, e invece queste occasioni mi fermano, mi frizzano e mi, mi danno l'occasione per qualche giorno di ritornare su queste parole che non passano, a differenza delle altre, e invece un po' si depositano. Quindi sono molto grata alle nostre ospiti per il, il deposito linguistico e anche sentimentale di questo pomeriggio. Grazie, grazie, grazie a voi. Anch'io, ovviamente, mi unisco a, ai ringraziamenti a tutte e tre, veramente grazie, grazie di cuore. Noi, quando scegliamo eh, i libri in programma, ovviamente, alcuni li scegliamo perché non li abbiamo mai letti, siamo incuriosite e vogliamo eh, leggerli, vogliamo conoscerli grazie alla storia dello strega, altri perché ce li abbiamo nel cuore e sicuramente lessico familiare è uno di questi. Infatti io oggi pensavo che questo incontro per me era un regalo innanzitutto, cioè in maniera molto egoistica che mi facevo, cioè, sentire parlare voi di lessico per me è innanzitutto un regalo. Sono anche contenta dell'intervento di questi ragazzi, 15-16 anni, perché, come dicevamo anche prima, è un libro che si legge nell'adolescenza, è molto amato e viene assegnato. Ricordo, io, io stessa, ad esempio, mi sa, alle medie, sicuramente in una, in una vacanza estiva, avevo come compito quello di leggere Lessico familiare e fu una folgorazione, perché in primis, in un mondo di scrittori. Capì che esistevano le scrittrici e questo l'ho capito grazie a Bene. Natalia Gisburg in Seconda Media, Bene. e compresi anche che il mondo si poteva raccontare mh, come lo raccontava lei: con questo sguardo acuto, profondo, ironico, affettuoso anche rispetto ai suoi parenti, mai retorico, mai banale. Sempre originale. Quindi grazie, grazie mille, grazie a voi e grazie a tutte le lettrici e lettori che ci hanno seguito. Io direi che, Lisa, possiamo concludere con eh, davvero auguri a Carapace e Bianco, il colore del danno. I libri claro, nostre, incrociamo le dita delle nostre autrici. Grazie a Natalia che ci ha ispirato anche questo pomeriggio. Grazie sempre a Strega Alberti e Fondazione Bellonci. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento che annunceremo sui nostri canali social e che vi consigliamo di seguire per essere sempre aggiornati, e anche per partecipare alla comunità dei nostri lettori. Arrivederci e viva il premio Strega! Viva il premio Strega! Grazie!